un albergo al femminile, dove sono sempre contate molto le donne. Ma questo è un matriarcato da generazioni, della mia bisnonna, la mia nonna, la mia mamma che è qui, che mi aiuta, mia sorella e io, e adesso spero mia nipote che è all'estero a imparare le lingue. Quindi è un matriarcato perché l'ospitalità, la casa è femminile, si sa, perché sono le donne che scelgono le vacanze, sono spesso le donne che scelgono come curarsi, dove curarsi, sono le donne che credono, sanno e si informano rispetto alla salute, alla prevenzione, al benessere. E adesso c'è anche una rivista e un sito internet dedicato alle donne. Adesso c'è una rivista e un sito internet dedicato alle donne, e il sito è www.ilsitodellodonne.it. È un bel professional network, dà spazio e voce alle associazioni femminili, alle donne in genere. Ecco, facciamo vedere questa bellissima rivista. Che è Virtuose, è un nome che ci prende anche un po' in giro, in realtà non vuole essere così, così seriosa. È una rivista fatta con una carta particolare, perché è una carta riciclata, è una carta ecologica, parla di personaggi famosi e meno noti. Vorremmo dare spazio soprattutto a quelle donne che oggi nel mondo imprenditoriale o a casa, nel sociale, cominciano a fare cose importanti e cose che soprattutto diano soddisfazione a loro e a chi gli sta intorno. Questo è un albergo da coppie, un albergo da innamorati, un albergo da famiglie? Questo è un albergo dove spero ci si innamori, quindi è un albergo di persone, è un albergo abbastanza trasversale, devo dire, e lo ritengo una cosa positiva. È un albergo trasversale dove la gente fedele torna, ci premia. È un albergo dove si viene a stare anche per un solo weekend, come per una settimana di salute. Ci sono le coppie, tante coppie, famiglie, amiche, che tornano, che ci vogliono bene. Questo, diciamo, in momenti come questi sono i clienti importanti, quelli che parlano di noi, anche se non facciamo tanta pubblicità, la gente ce la fa e questa è una testimonianza importante. Ricordiamo il sito? È www.abbanoriz.it, il sito dell'albergo, www.ilsitodellodonne.it e il Professional Network. Da oggi le Terme di Abano hanno anche una guida molto particolare. Di cosa si tratta? Si tratta di un'audioguida in MP3 che presenta appunto la realtà delle Terme Eugene di Abano e Montegrotto, con itinerari su Abano, su Montegrotto e anche al giardino di Valsanzibio. L'originalità di questo prodotto sta nel fatto che si tratta di una sceneggiatura originale, quindi di non testi trascritti per l'audioguida, ma sceneggiati appositamente con la supervisione di storici dell'arte, di critici e di studiosi. Infatti ci saranno, oltre alla narrazione che accompagna con degli attori professionisti, anche delle testimonianze audio di esperti. Il direttore del Museo della Maschera, piuttosto che il direttore del Museo del Vetro, una ricercatrice universitaria che ci condurrà per mano attraverso gli scavi archeologici di Montegrotto o anche attraverso le fonti del Montirone. E poi al giardino del Valsanzibio avremo proprio il conte Pizziardimani, che presenterà l'offerta e la proposta, come dire, di questo splendido giardino italiano. Quindi al posto di un libro, di una guida cartacea, andiamo sul digitale. Beh, non sostituisce la qualità del libro o neanche l'accompagnamento di una guida turistica, però è uno strumento per godere autonomamente della visita alle Terme Eugene, per chi volendolo fare da casa possa scaricare sul proprio iPod, sul proprio MP3, ma anche sul proprio cellulare, poi arrivare alle Terme Eugene preparato e anche fare una passeggiata serenamente, tranquillamente, facendosi accompagnare per mano da una voce suadente che presenta tutte le bellezze di questo territorio. Benvenuto in Sound Touring. Questa è la prima traccia di un itinerario audio guidato alla scoperta delle Terme Eugene. Visiteremo Abano, Montegrotto e il giardino della Villa Barbarigo a Valsanzibio di Galzignano. Sarà la tua guida virtuale. Insieme esploreremo la storia e le particolarità di questi luoghi, da sempre famosi per le acque e i fanghi termali dalle proprietà terapeutiche. Se vorrai, ci spingeremo anche nelle aree circostanti, ricche di ville e monasteri, e sentiremo la testimonianza.